Siamo con Aaron Marshall, Physio Opening. Benvenuto Aaron. Come stai intanto? Com'è andata la preparazione? Che sensazioni hai? Sì, sto bene. Avevo un'estate produttiva, diciamo, con una bella preparazione e adesso abbiamo ricominciato sulla neve. Sì, c'è ancora un po' da fare. Sono contento che le gare non ci sono già adesso, ma siamo sulla strada giusta, diciamo. Che a dicembre cominciano le gare, adesso abbiamo ancora un po' di tempo per la preparazione. Sì, sto su un punto dove dico che va bene così, sono in forma e adesso sì, bisogna allenarsi ancora bene, fare un paio di chilometri ancora sulla tavola e poi cerco di fare subito le prime gare, farle bene come sono capace. Sì, vediamo. E in ottica Olimpiadi tu sei stato a Sochi, Pyeongchang, Vancouver, quindi hai una certa esperienza, pensi che possa essere un'arma in più per Pechino? Vediamo, ma ogni Olimpiade è particolare e quindi sì, saprò un po' cosa mi aspetta, ma comunque sarà un'Olimpiade anche molto diverso con la pandemia e tutto, quindi sì, ho la mia esperienza, però sì, non penso che è così un grande vantaggio. Ognuno poi cerca di dare quello che è in grado a fare, quello lo farò anch'io e poi vediamo. E fino adesso, gli ultimi tre Olimpiadi, non sono contento come sono andati. Diciamo che sì, è un grande obiettivo per me. Cerco di fare il possibile, ma poi vediamo cosa viene fuori. Certo. Invece volevo chiederti appunto riguardo le Olimpiadi, per quanto riguarda le piste, la pendenza delle piste, possono dar spettacolo? Tu cosa ne pensi? Pensi innanzitutto a divertirti o hai l'obiettivo medaglia come pallino? Dimmi tu. No, l'obiettivo è sicuramente fare una medaglia, quello. Sì, quello posso dire con tanta serenità. Cioè, deve essere tutto a posto, c'è diciamo un po' di fortuna, che il materiale deve essere a posto e la testa certamente. Sì, e poi vediamo. Cioè, quello è l'obiettivo e se riesco a farlo bene, se no. Vabbè. Grazie mille, Aaron. Buona fortuna.